Si era originato uno strano dibattito sui social e qualche giornale rispetto alle pretese di quanti volevano che oltre alle erboristerie e alle librerie si pensasse a come riaprire le chiese alle messe partecipate con i fedeli. Un dibattito strano con esperti del settore, sovente anche qualche sacerdote, che discettavano che si può benissimo pregare in casa, sul divano o in bagno. Fiorello era assurto alla dignità di un Martin Lutero, che tanto è uguale. Chi vuole andare a messa, insomma, farebbe meglio a tacere, che tanto c'è la comunione spirituale, e basta così. Ed effettivamente era un discorso che faceva presa, perché l'argomento dell'emergenza sanitaria e del conseguente necessario distanziamento sociale è ovviamente sacrosanto. Col passare dei giorni, però, davanti a una conferenza episcopale assai silenziosa e ridotta a bollinare i decreti governativi, qualcuno ha iniziato a chiedersi il motivo per cui non sia possibile pensare, ce lo siamo chiesti la scorsa settimana anche sul foglio, a come riaprire in sicurezza e con le dovute rassicurazioni scientifiche le chiese alla messa Coro un Populo, visto che non si contavano gli entusiasmi intellettuali per la riapertura delle librerie, che per loro stessa natura danno soddisfazione a una imprescindibile necessità dell'anima. Ci ha pensato il Papa ieri mattina a Santa Marta a farsi latore della corale Perplessità. Senza cedere ai toni polemici o alle pretese di chi vive la messa come una sorta di obbligo di firma settimanale che mette in pace la coscienza, Francesco ha detto: Qualcuno mi ha fatto riflettere sul pericolo che questo momento che stiamo vivendo, questa pandemia che ha fatto che tutti ci comunicassimo anche religiosamente attraverso i media, attraverso i mezzi di comunicazione, anche questa messa siamo tutti comunicati, ma non insieme, spiritualmente insieme. Il popolo è piccolo, c'è un grande popolo, siamo insieme, ma non insieme. Anche il sacramento. Oggi ce l'avete, l'Eucaristia, ma la gente che è collegata con noi soltanto la comunione spirituale. E questa non è la Chiesa. Questa è la Chiesa di una situazione difficile, che il Signore lo permette, ma l'ideale della Chiesa è sempre con il popolo e con i sacramenti, sempre. La Chiesa, i sacramenti, il popolo di Dio sono concreti. È vero che in questo momento dobbiamo fare questa familiarità con il Signore in questo modo, ma per uscire dal tunnel, non per rimanerci. E questa è la familiarità degli Apostoli, non gnostica, non viralizzata, non egoistica per ognuno di loro, ma una familiarità concreta nel popolo. La familiarità con il Signore nella vita quotidiana, la familiarità con il Signore nei sacramenti in mezzo al popolo di Dio. La familiarità col Signore dei cristiani è sempre comunitaria. Sì, è intima, è personale, ma in comunità. Una familiarità senza comunità, una familiarità senza il pane, una familiarità senza la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti è pericolosa. Può diventare una familiarità gnostica. Una familiarità per me soltanto, staccata dal popolo di Dio. La familiarità degli Apostoli con il Signore sempre era comunitaria, sempre era a tavola, segno della comunità, sempre era con il sacramento, con il pane. E proprio ieri la CEI, al termine del Consiglio permanente che ha rimandato a novembre l'Assemblea generale annuale, ha confermato l'intenzione di discutere con il Governo le modalità per far sì che progressivamente possano essere ristabilite le messe con i fedeli, compresi i funerali, dopo il 4 maggio.